vede, cioè ho il fiocchettino, il rossetto rosso, l'eyeliner molto nature, con questo eyeliner molto nature, cioè questo trucco molto nature con l'eyeliner, che è stata un'impresa farlo come sempre, però diciamo che spero di esserci riuscita. Poi ho fatto il piccolo neo qui e niente ragazze, il video è ispirato appunto alle pin-up che sono per me delle ragazze bellissime. Io diciamo con lo stile pin-up lo adoro, il trucco è molto portabile. E anche se c'è questo rossetto rosso, però potete anche toglierlo per fare un trucco molto portabile oppure azzardare magari di sera e così. Ho fatto questa sorta di cocco, diciamo, e ho messo il foulard a pallini a pois. E niente ragazze, io spero vi piaccia. Ci ho messo la bellezza di 1 ora e mezza, ma non per fare tutto, ma per trovare questo, per fare il cocco, cose del genere, per fare l'eyeliner. E niente, spero vi piaccia. Fatemi sapere che cosa ne pensate e buon tutorial. Ciao! Applico il primer potion nella colorazione classica. Un pennellino di questo tipo, che è l'E55 della Sigma, vado a prendere dalla palette 4 di Essence questo beigeolino qui e lo vado a mettere solo sulla palpebra mobile. Dalla Naked vado a prendere questo colore qui, che è l'Estol, Astol, come si pronuncia, e lo prendo con un pennellino che è questo qui, è l'E45 della Sigma, vedete così, e lo vado a mettere nell'angolo esterno. E vado a sfumarlo. Una sfumatura più profonda prendo il 217 di MAC. Prima di mettere il punto luce qui e nell'angolo interno, vado a prendere la matita marrone per le sopracciglia e vado a chiudere gli spazi. Questo perché? Perché vado comunque un po' a sfumare il colore. Adesso prendo questo bellissimo ombretto della Essence che è il Mystic Lemon ed è quello lì olografico tendente all'oro e lo vado a prendere col primo pennello che ho utilizzato, questo qui, lo metto sotto l'arcata sopraccigliare e anche all'interno dell'occhio. Vado a riprendere l'E45, questo pennellino qui, e prendo questa volta il colore matte di questa palette, che è il marrone, lo prendo di punta e vado solo a metterlo nell'angolo, in modo da, e non vado a sfumarlo tantissimo, anzi, non lo sfumo quasi. Questo per rendere più profondo l'occhio senza rendere però quell'effetto senza sfumatura, diciamo. Adesso vado a contornare l'occhio con una matita marrone. Allora, io non ho matite marroni, diciamo, scriventissime,
Ma questa qui per le sopracciglia e il fatto che sia molto morbida mi permette di contornarlo benissimo. Poi, in fin dei conti, è una matita per sopracciglia, credo, comunque va messa, non va messa magari all'interno dell'occhio, però intorno al toro credo che si possa fare, io lo faccio sempre. All'interno dell'occhio potete mettere o una matita bianca come questa che è dell'NYX, oppure, come faccio io per rendere un effetto più naturale, questa matita color burro, praticamente begiolina, sempre, questa è della Essence ed è la 19. Viene il pezzo forte, ossia questa riga di eyeliner che deve essere abbastanza doppia, però considerate che dovete farla in base al vostro taglio d'occhi, nel senso che a me la linea l'eyeliner molto doppio rimpicciolisce l'occhio, quindi io non sono andata a farla enorme, però comunque l'ho allungata, ho fatto questa virgola più lunga. E quindi la vado a fare anche di qua. Speriamo che riesca a registrarlo. Ah, e utilizzo questo eyeliner nero in gel, in crema, che è sempre di Essence, con un pennellino da eyeliner angolato. Vado appunto a fare la virgola considerando questa di qua. Prendo il mascara, utilizzo questo della Froline, Froline 38, che è quello che utilizzo quasi sempre perché mi ci trovo davvero molto bene. Ok, adesso ci vorrebbero le ciglia finte. Ma io non le aggiungo perché alla fine del video vedrete una foto o penso un video, ma vediamo. Comunque con delle ciglia finte particolari, quindi lascio tutto così. Passo alle guance. Allora, siccome le Pin Up sono rinomate per il, diciamo, loro naso all'insù, eccetera, eccetera, vado a fare un po' di contouring sul naso. E anche sulle guance per rendere più le guance più all'insù. E per farlo utilizzo l'ombra luce di Neve Makeup, questo qui. E un pennellino angolato di questo medium, cioè le 70 della Sigma. Allora, quindi inizio a prendere l'ombra luce, questa, la terra minerale, quella scura. La vado a mettere. Contouring è finito, ma scherzo, riesco, ma uscire così. Per sfumarlo ci vorrebbe un pennello da sfumatura. Io utilizzerò questo qui, che è sempre della Sigma, le 40. Gonna do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly. Adesso metto un punto luce sulla parte, diciamo, frontale del naso e utilizzo sempre la parte, diciamo, brillante di questo kit per contouring. Lo metto con un pennello del genere, questo è della palette Naked, quindi lo
vado anche a sfumare per bene. Ok, qui sotto, sempre con la parte più scura. E per sfumarlo utilizzo questo pennello che è l'E35, sempre di Sigma. Blush, vado a prendere dalla palette della Froline questa qui, prendo un colore, allora le Pin Up avevano appunto queste guance molto sul rosa, quindi vado a prendere un mix di questi due colori che sono totalmente matte. Lo prendo con un pennello angolato del genere. Sulle labbra vado, devo applicare il rossetto rosso fuoco. Allora, il rossetto rosso fuoco esige una matita intorno. Diciamo che per questo trucco voglio mettere questa matita che è della Christian Dior, la 833, vedete, è questa qui, e dall'altro lato c'è anche il pennino, solo che si è un po' rovinato, quindi non utilizzerò questo, ed è di un rosso molto molto scuro, quindi vado a contornare le labbra. Adesso prendo il rossetto più rosso che ho, che è questo qui della Your Time, ed è il numero 7. Vedete, io lo metto sempre con il pennellino. Questo qui è di un set di Froline. È un pennellino per rossetti. Ok, adesso vado a prendere questo lip gloss di Pupa, che è un rosso. Allora, questo è bello anche senza il rossetto rosso di sfondo. E lo vado a mettere non dappertutto, ma solo al centro. Allora, per i capelli devo fare una bella sorta di crestina, cioè nel senso che una sorta di cocco. Vado a cotonare con un pettinino del genere. Una pinzetta e attacco. Adesso prendo un foulard qua, questi qua diciamo lunghi, ci vorrebbe un po' di lacca, ma siccome devo sciogliere i capelli non la metto adesso, però voi mettetela. Come orecchini potete mettere delle perle del genere o dei cerchietti di media grandezza, non quelli grandi perché non si portavano, ma i cerchietti, quelli diciamo così, non più grandi. Ok ragazze, questo è il look finito, spero vi sia piaciuto e vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!
Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me.